Buonasera. A nome del comitato organizzatore di Festival Letteratura ringraziamo Gruppo Tea per aver contribuito alla realizzazione di questo evento e diamo il benvenuto a Mariella Pasinati. Per riascoltare gli eventi delle edizioni precedenti visitate il sito archivio.festivalletteratura.it dove da gennaio 2019 troverete anche gli audio di questa edizione. Accenti, persone, parole, idee, celebrità e sconosciuti, libri perduti e ritrovati, per 30 minuti contati. Presenta Maurizio Matrone. Grazie, ciao. Buonasera, benvenuti. E, come vi devo sempre ricordare che questo evento dura 30 minuti e soltanto 30 minuti. Io avrò l'ingrato compito di terminare, a volte tagliando con le cesoie, questo appuntamento, e non me ne voglia l'autrice, non me ne vogliate voi. Vi ricordo che i libri della nostra autrice, della nostra ospite, sono in questo banco qui alla mia sinistra e sono qui in vendita. E, non posso che augurarvi buona serata e buon ascolto. Grazie. Grazie. Scusate, io sto qui, non me la sento di stare là dietro, mi sentirei un po' troppo in cattedra. Sono un insegnante, e insegno storia dell'arte e faccio parte da molti anni del gruppo delle donne insegnanti, del gruppo di pedagogia della differenza della Biblioteca delle Donne dell'Udi di Palermo. E ci tengo a dire che questo libro è per l'appunto il frutto di un lavoro collettivo che fra l'altro non si presenta, non vuole essere un testo di carattere teorico, ma invece una forma di pratica didattica viva e di relazioni soprattutto costruite con anche le istituzioni, e dico che è anche un esempio felice di come si possa lavorare con delle istituzioni della scuola, in questo caso l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, e dalla parte di un'associazione di cultura e politica delle donne. Un esempio di relazione felice anche per il rapporto che si è creato con le insegnanti che sono state coinvolte in un corso di formazione che è durato di fatto 3 anni, condotto da noi insegnanti della biblioteca dell'Udi Palermo, insieme con la collaborazione appunto nell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia. Quindi questo libro che vi presentiamo stasera è di fatto raccoglie le relazioni che sono state scritte, che sono state pensate dopo questo corso, vi dicevo, triennale. Si tratta quindi di raccoglie anche i lavori prodotti dalle scuole, delle insegnanti che hanno partecipato al corso, che si è svolto in due sedi della Sicilia, ha coperto praticamente l'intera geografia dell'isola, in una sede a Palermo e in una sede a Catania. Hanno partecipato docenti appunto di tutta la Sicilia. Mi fa piacere stare dentro questa cornice di accenti, perché l'idea che sta alla base un po' del libro è proprio il cambiamento di sguardo, il cambiamento di prospettiva. E questo cambiamento di prospettiva è stato
agito nella pratica politica che nella pratica didattica che sta alla base appunto di questo percorso biennale. Che cosa è capitato in questi ultimi anni? Che si è posta un po' di più l'attenzione sulla questione della violenza maschile sulle donne. E da molte parti si è anche detto che la scuola era un luogo ideale per combatterla, per contrastarla, perché a scuola, diciamo, si possono sperimentare nuove forme anche di relazione. Sarebbe bene che imparassimo e che si sperimentassero appunto nuove forme di relazioni e di rapporti civili fra i ragazzi e le ragazze, fra i bambini e le bambine, fra i sessi. Allora, questo spunto di combattere, di contrastare la violenza maschile sulle donne, che nel sottotitolo del corso di formazione delle docenti e nel sottotitolo del libro è diventato a rendere impensabile la violenza maschile sulle donne, dicevo, questo è stato il punto di partenza, per rivedere, risignificare, ripensare tutta la pratica educativa. Quindi non soltanto proporre una formazione per le docenti prima e quindi delle attività da svolgere nelle classi finalizzate alla questione della violenza sulle donne, ma rivedere, ricostruire, ridefinire tutto l'impianto pedagogico di una scuola che fino ad oggi, ancora purtroppo, in buona parte fino ad oggi, nel suo impianto strutturale, nel linguaggio che parliamo, nei libri di testo che adoperiamo, riflette ancora la presenza di un unico soggetto, il soggetto maschile. E da qui per l'appunto il percorso che noi abbiamo voluto proporre in quei due, che poi sono diventati tre anni di corso di formazione per le docenti, partiva proprio da un presupposto fondamentale, cioè che non si può intervenire su questioni così sostanziali soltanto con una didattica o una pratica pedagogica fatta per progetti, per esempio, per interventi sporadici, per azioni più o meno improvvisate, e se non si riconosce un dato fondante, per noi almeno, e cioè che la violenza maschile sulle donne, fisica o psicologica che sia, è un aspetto e una questione fondamentale dell'esito, forse, o anche in un certo senso sintomo, di una crisi del patriarcato davanti ad una nuova soggettività femminile, davanti alla libertà femminile, e che soprattutto questa violenza ha un altro aspetto, potremmo chiamarlo, noi l'abbiamo chiamata una violenza simbolica, che è quella dovuta alla cancellazione, all'annullamento della, appunto, della soggettività femminile, della presenza delle donne nella cultura, che noi trasmettiamo a scuola, nei saperi. Ovviamente tutte e tutti noi sappiamo molto bene che le donne in realtà hanno prodotto sempre cultura, sapere e pensiero, anche se ovviamente ancora molto spesso non le ritroviamo neanche nei nostri manuali, nei nostri libri di testo, ma il discorso è ancora più profondo proprio perché riguarda l'impianto stesso. Pensate un po' alla questione del linguaggio
ed è l'uso della lingua, l'uso sessuato, diciamo noi, della lingua, cioè la necessità di ridefinire, di utilizzare un linguaggio che tenga conto dell'esigenza, dell'esistenza di due soggetti, e che quindi che non annulli il femminile nel maschile. Ecco, mettere insieme violenza, la violenza, una serie di iniziative, di temi per contrastare la violenza maschile sulle donne, è la violenza simbolica, ci è sembrata una cosa più sensata da proporre. Perché, fra l'altro, un lavoro molto continuo, costante, in crescita, proprio sul ripensare completamente la scuola, ma non con provvedimenti dall'alto, lo sappiamo bene, ma con facendo leva sulla scuola viva, sulla didattica fatta quotidianamente dalle insegnanti e dagli insegnanti, nella consapevolezza della necessità di appunto di rendere evidente, per esempio, la soggettività femminile nella cultura, è qualcosa che non nasce oggi, ma insomma sono ormai almeno 30 anni dalla seconda metà degli anni 80, ci sono state moltissime iniziative che dalla scuola primaria fino all'università hanno ovviamente puntato a ripresentare le pratiche pedagogiche e le azioni didattiche fatte da docenti un po' in tutte le parti d'Italia. Quindi il percorso che noi abbiamo proposto si colloca all'interno di questa storia, diciamo, che c'è già e che ha la sua base anche il lavoro enorme fatto, insomma, a partire dagli anni 70, dopo il neofemminismo, proprio dalle donne che in tutti gli ambiti del sapere hanno ripensato, ridefinito, per questo dicevo accenti, il cambiamento di sguardo, il cambiamento di prospettiva, hanno ridefinito saperi a partire proprio dalle stesse basi epistemologiche delle singole discipline, scompaginandole anche. E questo è un dato, diciamo, significativo, e che qualifica gran parte delle azioni didattiche che abbiamo sollecitato e che abbiamo costruito insieme alle insegnanti e agli insegnanti che hanno frequentato il corso. Scompaginare, cambiare appunto l'ottica, cambiare lo sguardo, a partire già dal riconoscimento di essere soggetti, uomini o donne, e anche con diverse responsabilità pedagogiche nei confronti delle nostre classi e dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Perché un punto, per esempio, che per noi è stato importante nella costruzione sia del corso di formazione per le insegnanti, sia poi nella riscrittura che si è fatta nel volume, è il mettere a fuoco come la violenza maschile sulle donne sia primariamente una questione maschile, che nasce appunto dalla possiamo definirla una sorta di impotenza simbolica di confrontarsi con la libertà femminile, e come sia assolutamente necessario che siano anche gli uomini a parlare e a dire su questo, soprattutto se insegnanti. Purtroppo devo dire che sono stati veramente molto pochi i colleghi che hanno partecipato a quei corsi. Nel frattempo abbiamo continuato a lavorare, questa esperienza
si è chiusa nel 2016, poi abbiamo continuato con altre attività formative insieme sempre all'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, all'Assessorato al Comune, alla Scuola del Comune di Palermo. Ed è cresciuta la partecipazione maschile, ma è essenziale se noi vogliamo appunto ridefinire una nuova civiltà fra i sessi, che anche i colleghi si assumano questa responsabilità magistrale nei confronti dei ragazzi soprattutto. Perché è evidente che lo sguardo, uno sguardo vicino, uno sguardo più vicino appunto, lo sguardo degli uomini per i giovani ragazzi o bambini è assolutamente importante perché si possa cambiare per l'appunto punto di vista e superare quelli che sono stati spesso presentati come stereotipi. Se ne parla molto anche da diverse parti sul fatto che in quanto sia necessario cambiare appunto la maniera con cui ci presentiamo, ci diamo senso alla nostra identità umana. Eppure anche sul piano della questione degli stereotipi abbiamo voluto presentarla in una maniera un po' diversa rispetto a come magari solitamente la questione è affrontata, nel senso che è fondamentale per l'appunto non tanto smontare lo stereotipo in quanto fattore di limitazione della libertà, ma per l'appunto aprire sia per le ragazze che per i ragazzi, le bambine e i bambini, proprio gli spazi di una libertà al di fuori dei modelli codificati. E soprattutto per le ragazze questo è ancora più evidente perché anche lo stereotipo nel comportamento femminile è stato pensato e detto dall'altro, è appunto il maschile che, così come ha definito ruoli e compiti per sé e per l'altra, appunto ha definito un modello stretto di comportamenti a cui ci si deve conformare. E quindi il testo di fatto presenta queste due parti con cui abbiamo strutturato il corso di formazione, in una prima parte più legata alla questione della violenza, mostrando per esempio come attraverso anche la letteratura, l'arte e la storia la questione della violenza a volte sia stata quasi legittimata dal maschile nella maniera secondo cui ci venivano presentati personaggi, azioni nelle letterature, appunto nelle arti. Quindi la secondarietà dell'essere quella violenza simbolica di cui dicevo prima, che si legge per l'appunto quasi passando inosservata, pensate un po' dai miti, dai vari miti di Zeus e le sue numerosissime e diverse donne, oppure alla letteratura, le parole di Catullo, così come a volte le parole di Machiavelli, ma ancora insomma tutta una costruzione
che è stata in alcuni casi appunto mostrata attraverso un cambiamento di sguardo. E, dall'altra parte però la seconda parte fa tesoro e mette in valore il lavoro che è già stato fatto nella scuola. Dicevo prima che l'abbiamo stata chiamata la pedagogia della differenza sessuale, è fin dalla seconda metà degli anni Ottanta che ha avuto visione, visibilità, ha avuto esistenza nelle scuole. E attraverso le docenti e i docenti che da questa sono partite come pratica appunto didattica viva, non secondo un programma diciamo ideologico precostituito. Devo dire che una cosa che è servita molto era anche voler mostrare come fosse necessario il momento della valorizzazione e che quindi necessariamente la parte più legata alla nuova, all'originale pratiche pedagogiche costruite per l'appunto intervenendo sul linguaggio, intervenendo sulla rivisitazione dei saperi, cambiando lo sguardo nella maniera di affrontare tutte le discipline, dalle letterature alle scienze, per esempio, si legge proprio nella seconda parte, soprattutto nella seconda parte, il senso del valore, del valorizzare il lavoro che già le donne, di fatto, soprattutto, hanno proposto in questi anni. Un'ultima parte raccoglie invece le produzioni che sono state fatte nelle classi delle insegnanti che hanno partecipato al corso. Noi siamo molto convinte che sia la cosa più importante per cambiare la scuola sia lavorare con le insegnanti soprattutto, non entrare da esperte nelle classi, lavorando con le ragazze e i ragazzi o con i bambini, perché sono le insegnanti che sono gli elementi di mediazione, appunto. E quindi se non cambia il nostro modo come docenti di guardare ad una classe, di vederci bambine e bambini, di comprendere come ci muoviamo nei confronti di un fatto che non è un dato neutro, la differenza sessuale non è un fatto neutro, ma è proprio una categoria neutra, ma è uno sguardo diverso sulla realtà e sul senso che noi diamo alla realtà. E quindi per le ragazze trovare nella scuola momenti di valorizzazione è una genealogia femminile, l'abbiamo chiamata, cioè una continuità con le donne che nel passato hanno costruito grandezza, sapere, valori. Questo è un dato fondamentale, anche perché il tema della violenza rischia, se no, di riportarci sempre ad una dimensione di vittime. E che le ragazze possano trovare soltanto questi elementi di discriminazione o di oppressione e non vedere invece il positivo, tutto il positivo che c'è, è un elemento su cui dobbiamo lavorare con molta attenzione. Anche le immagini in questo sono molto importanti. Se pensate come qui in particolare attenzione, io che mi occupo appunto di arti visive, ho dedicato proprio nella decostruzione di tutte le varie cosiddette pubblicità progresso, anche proposte in termini
apparentemente positivi per sollecitare un'azione contro la violenza sulle donne, di fatto in realtà molto spesso, se le smontiamo, se le guardiamo con attenzione, ci restituiscono una visione assolutamente o esclusivamente vittimistica della donna. Per le ragazze rimanere schiacciate su questa visione è chiaramente molto, molto grave, e per noi come educatrici ovviamente altrettanto. Quindi il testo si chiude con una selezione dei lavori, che una piccola selezione dei lavori, delle progettazioni didattiche che le scuole hanno fatto, proprio per mettere in grande evidenza il fatto che la relazione con le insegnanti che hanno partecipato ha funzionato benissimo. E invertendo, e questo ci è capitato sempre, invertendo quel senso un po' di sconforto che molti provano forse oggi nei confronti della scuola. Molto spesso ci sembrano che molte parole che circolano siano delle parole un po' falsificanti anche della realtà. I linguaggi che sono stati usati negli ultimi decenni forse, insomma, hanno anche spostato la scuola su altri piani che non le appartengono. Penso alle varie infauste collegamenti con il mondo del mercato, per esempio delle aziende, linguaggi che non sono propri. Bene, abbiamo ritrovato il gusto e l'amore di scambiare relazione, di apprendere anche nel rapporto con queste insegnanti. È stato ovviamente un rapporto reciproco con i lavori e i laboratori che abbiamo costruito insieme a loro, perché poi si portassero nelle classi, si agisse nelle classi quanto era stato elaborato. Voglio aggiungere una cosa, poi mi piacerebbe, se ci fosse il tempo, di qualche domanda magari, per poter scambiarci qualche idea. Volevo comunicarvi che un'altra iniziativa importante a scala nazionale sta prendendo corpo, legata proprio alla volontà di rilanciare un'idea di fare scuola intesa per l'appunto come soprattutto pratica di relazioni e inversione di sguardo. Si tratta dell'Accademia delle Maestrie Femminile. L'Accademia del Fare Scuola è una delle accademie della maestria femminile che sono state proposte all'interno di un progetto più ampio, che è l'Alta Scuola di Formazione per Donne di Governo, che fra l'altro ha preso avvio proprio qui a Mantova. Quest'anno le accademie delle maestrie femminili, che sono tante, non solo quella della scuola, sono partite insieme con un progetto insieme alla Galleria d'Arte Moderna di Roma. Io ho portato qui, ho fatto qualche fotocopia, se la volete, sono poche, però insomma le potete prendere, che spiegano un po' l'impostazione dell'Accademia e che potrebbe essere attivata in tanti, dovunque, insomma, in Italia si volesse, appunto, da parte di scuole o da parte di comunità, di organizzazioni, insomma, che vogliono proporla nel proprio contesto. E le trovate se digitate su internet Accademia delle Maestrie Femminili, Accademia del Fare Scuola in particolare. Vi ho portato qui alcune fotocopie.
se ci fosse qualche... mi farebbe piacere. Se ci sono domande, alzate la mano e gentilmente una domanda. Ecco, aspetta. Beh, vengo perché sennò non si sente. Volevo ricordare di dire che c'è un primo incontro nazionale dell'Accademia a Roma. Sì, sarà il prossimo 26 e 27 novembre e sarà però appunto organizzata alla Galleria d'Arte Moderna di Roma. Si tratta in realtà di un piccolo, diciamo, momento, di esempio di come si può fare agire, partendo soprattutto dal racconto delle esperienze che già sono state fatte e che quindi sarà presentata a Roma. Il gruppo di docenti che lo guiderà è un gruppo piuttosto ampio che potrà poi eventualmente riproporre dei moduli analoghi più articolati in altri e diversi contesti. Una domanda, una ragazza, una signora che ha alzato. Una domanda. Sì. Buonasera, io volevo chiedere, siccome sono un genitore, una genitrice, insomma, per la scuola di mio figlio che fa le superiori, se volessi proporre di attivarsi verso il suo progetto che avete sperimentato a Palermo, eccetera, cosa dovrei fare? Mi interessa sapere proprio come un insegnante che magari non conosce questa cosa, perché Mantova è distante da Palermo alquanto, potrebbe fare per ricollegarsi a questo progetto sulla violenza verso le donne, che poi comunque è violenza verso tutti, perché se un uomo rispetta una donna rispetta, cioè se si insegna ai ragazzi il rispetto, vale anche per le ragazze verso le loro compagne o verso gli uomini, perché comunque si sa che c'è anche questa cosa. Grazie a lei. Grazie. L'Accademia delle Maestrie Femminili, l'Accademia del Fare Scuola, secondo me è una buona risposta a questa necessità. Ovviamente la cosa fondamentale è che ci sia da parte delle docenti e dei docenti l'intenzione di mettersi in gioco e quindi diffondere notizie, diffondere le conoscenze di percorsi fatti altrove, come può essere questo nostro, ma è necessario che ovviamente siano le insegnanti e gli insegnanti, no? Che da loro parta. Allora, se c'è questa spinta, se non altro iniziale, di voler sapere di più, certamente questa occasione dell'Accademia è un'ottima possibilità, nel senso che si può richiedere un intervento, si può richiedere, si possono esporre le necessità che magari una scuola, un gruppo di insegnanti, un insieme di scuole possono avere, e quindi partire da lì. Sapendo che appunto non si tratta di applicare delle ricette, e che è fondamentale per l'appunto che il lavoro sia un lavoro di relazione che parta dalla propria competenza, anche dalla valorizzazione di tante cose che noi come insegnanti, come genitori o genitrici, anche lavoratrici e lavoratori della scuola, tante volte non riusciamo a valorizzare.
Noi abbiamo anche visto in, questo, in questi nostri incontri, lavori costanti nella, nella scuola, ciascuno nella, nella propria, che c'è più di quello che non appaia tante volte, cioè c'è una capacità di costruzione, di fare relazione di, e in questo di generare nuovi saperi, nuove modalità di vivere, di agire, di intervenire, che è al di là di quello che appare nella narrazione comune che si fa della scuola che abbiamo oggi. Quindi questa operazione di trasformazione è quella che a noi preme di più. E credo che per questa operazione di trasformazione, del trasformazione di sé in relazione con altre e con altri, l'Accademia potrebbe essere una buona strada. E un'altra strada che invece dobbiamo percorrere è quella della chiusura di questo accento. Grazie alla nostra ospite. Vi ricordo che i libri sono in vendita qui al banchetto. Vi ringrazio l'attenzione, grazie ancora a lei e buona serata e a più tardi per il prossimo appuntamento. Grazie.